Sarà restituita la città entro il 2022, l'ex FEA, antica stazione di Pescara Porto della linea ferroviaria Penne Pescara, caduta in disuso fin dagli anni 60. Da area degradata diventerà un polo culturale e museale di livello internazionale. Oggi gli operai del gruppo Gravina hanno ultimato i lavori di pulizia dell'intera area di proprietà della Regione Abruzzo, che per 49 anni sarà gestita dalla Società Italiana Immobili, che provvederà al recupero e alla valorizzazione. Il presidente del consiglio di amministrazione della SII, Germano Del Conte, ha illustrato le peculiarità del progetto insieme al presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. I vecchi manufatti dell'ex FEA, che attualmente sono dei ruderi, saranno riqualificati e messi a norma. Il progetto vorrà riportare in Abruzzo delle opere che, almeno una parte delle opere che già in Abruzzo hanno trovato la loro nascita, e che erano quelle collocate all'interno del bagno borbonico tra gli anni 70 e 80. Quindi questo il progetto vuole fare. L'area sarà restituita alla città, ovviamente nella parte anteriore manterremo tutta, quindi fronte mare manterremo tutta la struttura esistente, ovviamente ristrutturata, adeguata sismicamente. Stesso discorso si può fare anche per la cascina che era all'interno della piazza e per la parte, diciamo, dove siamo noi adesso, è la parte posteriore della piazza. Partendo da giugno, io presuppongo che nell'arco di un anno possiamo restituire il lavoro. Devo ringraziare ovviamente la celerità del presidente Sospiri. Regione Abruzzo ha cercato di andare incontro a questa importantissima iniziativa che riqualifica, ristruttura e riconsegnerà a Pescara e all'Abruzzo uno degli spazi più importanti e più belli che abbiamo al centro della città di Pescara e di fatto sul mare. Avrà una destinazione estremamente culturale, di grandissimo pregio, di grandissimo livello e tanti spazi riqualificati e pubblici a disposizione di tutti gli abruzzesi e di tutti gli italiani. Noi abbiamo cercato di portare il massimo supporto, soprattutto per non fare perdere tempo. Adesso però tutte le istituzioni devono sostenere questo sforzo, che ricordo ha poco di economico come guadagno rispetto ai proponenti, è molto di culturale e di pubblico, quindi non vanno abbandonati i protagonisti di questa iniziativa, vanno sostenuti. Al momento, come potete riprendere, già stiamo ridando decoro a questo spazio, tra l'altro tirandolo fuori da una situazione di grave disagio e di grave degrado per tanti anni d'abbandono.